È approdato oggi in aula in Consiglio Comunale a Pescara il tanto contestato progetto delle aree di risulta. Dopo il respingimento delle osservazioni in commissione da parte della maggioranza, le opposizioni promettono battaglia, con la presentazione già da questa mattina di centinaia e centinaia di emendamenti. I tempi per l'approvazione sono poi stretti per l'imminente scioglimento del Consiglio Comunale, in vista delle elezioni del 26 maggio. Eravamo preparati insomma, a un atteggiamento un costruzionistico che, a, eh, che provasse a impedire l'approvazione della delibera. Abbiamo il Consiglio Comunale trasformato in una cartiera per la produzione di carta eh, diciamo, che serve solo a bloccare un progetto che per noi è un progetto di rilancio e di riavvio di una città, di una città moderna, sostenibile, verde. E noi siamo contro questo metodo e modo di fare del centrosinistra. Innanzitutto un'area così importante e soprattutto la destinazione d'uso di quest'area così importante non lo si può fare a fine mandato, ma andava fatta. Qualche, qualche anno prima per dar modo anche alle opposizioni e alla maggioranza di poter ragionare sul progetto e soprattutto non mi va e non ci va come UDC la questione dell'aumento della sosta si passa da, poche, da pochi euro a 9 euro è una cosa drammatica sia per chi vuole venire a investire su Pescara e sia per, gli, per i commercianti che secondo noi si troverebbero ovviamente senza clienti all'interno all dei loro negozi lo abbiamo detto più volte e ripetuto per i mesi passati anche lo, lo faremo anche oggi in Consiglio con la delibera che approva per la controdeduzione alle osservazioni. Riteniamo importantissimo ascoltare i cittadini. Uh, il centro sinistra non lo ha fatto durante il processo di formazione uh, di questo, che non è un progetto per quanto ci riguarda, è proprio una vera e propria svendita dell'area di risulta. E siamo pronti quindi a dare a battaglia a questa maggioranza. La grande perplessità la manifestano non soltanto le forze politiche di opposizione, ma risultano evidenti anche dalle tante osservazioni, migliaia che i cittadini hanno depositato in queste settimane che si sono succedute tra l'adozione del progetto del centro sinistra e il momento che è arrivato quello della presumibile approvazione. Contraria anche la Confcommercio Abruzzo che per bocca del presidente Franco Danelli parla di un progetto completamente sbagliato che condannerebbe a morte il centro commerciale naturale